Dico questo, lascia cielo, lo spiego. Giù e se oggi vorrà, o cammini per sedersi. Mi prognanismo, progna scena spon, zločina, što te ljubimo. Čuje se odje koraka po kamenju Hercegovskom. Il nostro è un festival un po' strano perché dopo che guardiamo i film li discutiamo, non so se lo facciano più o meno anche gli altri festival. Sì, accendiamo le altre luci. Facciamo anche tutto noi. Un po'. Non lo so, banalmente ci chiedere se vi è piaciuto il film. È strano qui presentarlo dopo quello che dicevamo prima su San Pietroburgo e su quello che succede in Russia ancora a distanza di qualche anno, in una situazione che poi teoricamente non è difficile come quella raccontata in questo film, raccontata in un modo abbastanza particolare, perché avete visto che il tenore di 4/5 del film è diverso dall'inizio e poi da questa fine. Non so cosa vi è piaciuto, cosa vi ha colpito più di altro, cosa. Lo so che è normale all'inizio, nessuno voglia parlare, però. Fai il nome, chiama le No, non facciamo un'interrogazione, però. Non c'è nessuno a cui non è piaciuto? È un po' lungo, però è carino. È lungo? No, non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate. L'avete trovato lungo? No. Quasi 2 ore. Non so se qualcuno, come mi è capitato di leggere quando abbiamo cercato i film da proporre quest'anno, l'abbia trovato per il tenore a volte leggero, che, anzi per gran parte dei film leggero che ha, un po' irrispettoso invece della storia che sta sullo sfondo di questa trama. Qualcuno di voi l'ha trovato irrispettoso? No. Era anche giusto farlo in questo modo. Dovrebbe perso. Molto più carino così. Poi ha saputo conciliare, diciamo, gli aspetti. Ha saputo conciliare gli aspetti più diciamo anche poliartici, tra virgolette, con una realtà così forte, così dura, e poi effettivamente c'è stato questo scontro, questa posizione appunto di qualcosa di leggero e qualcosa di
stridente. Qui penso che sia stato veramente fatto veramente bene anche l'incontro, che poi può anche sembrare fantasioso fra due mondi diversi, completamente diversi. Chissà, magari a me non è mai capitato, però obiettivamente nel film c'è questo. Qualcuno l'ha trovato buonista. Non sarebbe stato se il finale fosse stato un titano. Sembra giusto. Se il finale fosse stato diverso sarebbe stato buonista. Invece qui alla fine riportava la realtà. Anche se la maggior parte del film era tutto giocato su cose del genere. Credo che vinca un po' più la commozione in questa discussione che la voglia di provare a tirare fuori delle cose. Non so, a me è piaciuta molto tutta la parte che ha a che fare con la politica al di là della questione dei diritti degli omosessuali, cioè ricostruiscono benissimo le dinamiche, almeno credo, non conoscendo poi direttamente quelle realtà, le dinamiche tra le varie etnie e tra quello che succede in tutti i paesi dopo guerre anche lunghe e sanguinose come quelle che sono, insomma, si sono combattute lì e che queste popolazioni hanno vissuto. Infatti c'era il gioco del parlare del diverso in un paese dove tutti erano diversi, cioè, tutti i protagonisti hanno avuto esperienze in cui sono stati perseguitati perché appartenenti a etnie diverse e tutti insieme dovevamo difendere quelli che al momento erano diversi per tutti, insomma. È un po' un gioco anche di questo. È stato, secondo me, calibrato molto bene. E poi intendiamoci. Aspetta. Sì. Dicevo che passa l'idea che l'odio c'è quando le persone non si conoscono e poi dopo che si conoscono fanno amicizia. Sì. Sembra una scemenza, però noi lo diamo per scontato, però proprio le persone si odiano davanti a un'idea di diverso, non davanti al diverso in concreto, perché dopo con diverso in concreto alla fine siamo tutti uguali, o alla fine siamo tutti uomini, cos'è che dice nel film. Comunque questa cosa ci può servire secondo me come spunto anche per capire che la differenza dell'omofobia che c'è in Italia, per esempio, da quella che c'è in paesi invece di questo tipo, perché c'è anche da noi, magari in forme diverse. Mi ha dato molti spunti. Passo. C'è qualcuno? Consideriamo che nella ex Jugoslavia, cioè, la situazione non è tuttora idilliaca, insomma, voglio dire, tra croati, serbi, bosniaci, comunque c'è sempre una forte rivalità. Ed è paradossale perché sono davvero dei paesi che non sono abituati a convivere con le diversità. Beh, oppure ci convivono in modo abbastanza conflittuoso, sì, però ci sono le forze di interposizione. È già un successo che questo film infatti sia stato prodotto da praticamente tutti o quasi i paesi del vecchio blocco che poi appunto sono entrati in guerra. Quindi. Diciamo che gioco forza sono costretti in questo momento a dialogare, a non votare tra di loro. Figuriamoci poi con l'influenza della Chiesa ortodossa in particolar modo. Sì, c'è una diversa scena, la questione religiosa. Lì è dura perché anche in Russia la Chiesa ortodossa, più che forse anche nella ex, cioè in Serbia, faccio duro, insomma, cioè, il potere centrale dell'Unione Sovietica, cioè della Russia, fa un tutt'uno con la Chiesa ortodossa, che è potentissima ovviamente. Quindi a maggior ragione lì è veramente difficile superare questi accettare determinate diversità, qualsiasi tipo di diversità.
Al di là della questione emotiva che il film può tirare fuori, secondo voi com'era fatto? Nel senso, i tempi della parte della commedia erano rispettati, i dialoghi erano simpatici, facevano ridere, non lo so. Riusciamo a valutare il film indipendentemente dal tipo di emozione che tira fuori magari una platea così come la nostra? Ma per esempio ha fatto molto ridere in tutte le parti centrali, credo che mi avrebbe fatto ridere anche se il discorso fosse stato leggermente diverso da quello che stavamo vedendo. Beh, io credo che una cosa molto gradevole del film, a parte che secondo me è stato molto equilibrato sia nella parte della commedia sia nella parte del racconto, diciamo, più freddo e crudo della realtà, non soltanto la vita degli omosessuali in questi paesi, ma anche della burocrazia del mondo, anche della polizia, insomma, della chiesa che si muove attorno a queste persone. Però ho apprezzato moltissimo quella che è stata l'evoluzione parallela del personaggio, ovvero il protagonista è Limoni, così la non ricordo bene, con un agrume acido, praticamente è evoluto molto lentamente lungo tutto il film, fino ad arrivare all'abbraccio finale della scena del Pride, proprio con l'urna, ad aver capito che gli omosessuali non sono quello che pensava all'inizio del film, e allo stesso modo ho visto il gruppo di omosessuali là evolversi nel tentativo di capire queste altre persone e di coinvolgere quella che è la loro battaglia. E ho apprezzato anche la scena, magari un po' populista, del film del prodigo, che ritorna dal padre, che capisce, comprende quelli che sono gli omosessuali, la vita omosessuale, perché impara dal padre, in diretta, un tempo confuso si vede, però è un pensiero che sta nascendo adesso, impara dal padre quello che è il... cosa vuol dire essere... vabbè, mi prendo in gioco che sono letto, però... No Marco, no, dici tu. No. Ma l'ha finito. Allora, ciao. Beh, insomma, ciao. Già mi sono spiegato. Più o meno. O no? Sì, si è capito, si è capito. C'è una parte secondo me importante del film. Quando lui va a cercare di bloccare il figlio e parla poi alla madre del figlio, e lì c'è il fatto, appunto, come diceva Marco, del cambiamento del personaggio, ma anche del ricredersi, perché all'inizio voleva un matrimonio con la fare gli ottoni, cosa si ingaggia tremenda, e poi si rende conto che effettivamente quello che stava facendo, la moglie dice sì, poi per 15 anni è stato un terrore, è stato bellissimo il matrimonio, però quello è stato bruttissimo. Lui si è reso conto effettivamente, come diceva Marco, di essere cambiato, e di essersi reso conto che effettivamente per il matrimonio che voleva non ci doveva essere più la banda di ottoni. Poi altra cosa importante, per come ho vissuto io il film, per come buona parte delle persone presenti qua abbiamo vissuto l'organizzazione del Pride a Cagliari, e che abbiamo letto soprattutto nei titoli finali 5.600 persone per scortare 400 partecipanti al Pride, e l'abbiamo detto anche in apertura, visto il mancato collegamento con San Pietroburgo, la differenza che fortunatamente viviamo noi da questo punto di vista, che a Cagliari quest'anno abbiamo avuto forse 12 poliziotti in totale e due vigili urbani che si attaccavano anche le transenne per rompere le scatole sotto quell'aspetto. E quindi dobbiamo molto fortunatamente, a me in parte, a Comoso, proprio per questo, perché comunque quello che facciamo come associazione, quello che facciamo come Pride, molti anche nell'ambiente omosessuale di Cagliari lo vedono come la solita carnevalata, come la solita cazzata, come mettere delle drag queen sopra un carro, e non vedono mai purtroppo quello che effettivamente è la morte del personaggio, uno dei personaggi principali, ha significato, cioè aver sacrificato la sua vita per ottenere i diritti davanti a tutto e davanti a tutti. Quello è importante. E,
e ho vissuto, anche un po' la tensione che viviamo qualche giorno prima, sperando che tutto vada liscio. 6 mesi prima? Sì, qualche tempo prima. E poi una gara di stereotipi sull'omosessuale a barzelletta, c'è un portoghese, c'è un italiano, e poi fare una gara di stereotipi, uno sugli omosessuali e l'altro sulle varie etnie della Jugoslavia e di quanto possono essere gli altri in quel paese. Perché è stato bello anche riuscire a far emergere tutti questi fattori del film senza stancare né da una parte né dall'altra. E consideriamo poi che, rispetto a quello che dicevi prima, questo film è stato girato praticamente l'anno dopo, cioè nel senso che come anno di produzione, anche se poi è circolato nel 2012, ha il 2011, quindi veramente l'anno dopo quel Pride riuscito, come era scritto nei sottotitoli, quindi anche sono trasportati da un carico particolare. Però non sappiamo se poi sono sposati. Ma sì, si sono sposati sicuramente, erano insieme in piazza. Bisogna vedere chi ha vinto, se lei o lui. Beh, vediamo. Se nessuno vuole intervenire, per stasera, che è la prima serata, andiamo a dormire. Io però una cosa di tipo politico associativo la vorrei dire. Così chiudiamo su una cosa. Siccome abbiamo fatto prima un video, per quanto riguarda anche un po' emotivo, da spedire agli amici della Russia per il fatto che loro non possono fare il loro festival, adesso qualcosa mi fa, mi scalda moltissimo. E credo che la nostra associazione debba fare qualcosa, oltre che un comunicatino perfettino, seduto nella poltrona, cioè c'è gente che muore, non so come spiego. Quindi vi chiedo, secondo voi che cosa si potrebbe fare? Così facciamo una specie di riunione brevissima, allargata. Ne vi ho pensato di fare un, vi dico cosa ci è già venuto in mente, oltre a questo video di testimonianza agli amici che sono in Russia, un comunicato stampa che sta già girando, che tanto se non spingi un po' qui i giornalisti non lo legge nessuno, e poi pensavo di fare un flash mob o qualcosa, perché domani Putin, cioè, anzi già oggi era in un altro stato estero, in Vaticano, domani invece è in Italia, perché va a Trieste, perché parla con Letta del gas, della corrente, cioè noi dobbiamo intrattenere rapporti con persone che poi, se dici gay va in galera, cioè a me questa cosa proprio non... Poi dopo un film così, quindi cosa possiamo fare? Molto poco, siamo qui, siamo in Sardegna, no? Però se vi viene in mente qualcosa, o magari solo condividere quello che dico, insomma, 5 minuti si può fare. Aiuto, non è una sentenza. Consisterebbe poi a mettere una bandiera rainbow, questa qui, se ce la facciamo con una bandiera russa o qualcosa del genere al bastione, magari non avrei di punta in modo da fare un po' di... Perché poi se si riesce magari a beccare anche il giornalista giusto, poi la voce riesce anche a girare. Tra l'altro che il festival russo è stato bloccato lo sappiamo soltanto noi, siamo stati noi a dirlo alle associazioni di Trieste, che domani invece fare una manifestazione, ha diritto anche la CIGE nazionale, le varie persone, c'è cioè i diritti dei radicali. Però per dire, questa informazione che il festival si è bloccato, cioè non è passata, è una cosa incredibile. Sì, è una cosa che sta girando poco, perché credo che anche loro siano abbastanza... Cioè, hanno fatto solo un comunicato, insomma, non hanno fatto moltissimo. Non penso che abbiano il margine per fare moltissimo più che non un comunicato. Per cui adesso stiamo cercando di far uscire noi la notizia il più possibile. Quindi il comunicato che abbiamo mandato ai giornalisti domani a Trieste verrà letto e quindi si parlerà anche di San Pietroburgo. Però effettivamente è complicato. Sicuramente se riuscissimo a fare una cosa un po' visibile è più facile che se ne parli anche fuori.
è da capire cosa, cioè facciamoci venire a mente qualcosa, perché sicuramente la manifestazione di domani interesse. Sì, quello sicuramente sì. Quello sicuramente sì. Però viene anche poco fuori il fatto che qui ci sia un gemellaggio con San Pietroburgo e quindi questo ha un senso politico, quindi non so. Al di là di tutto trovo orribile un personaggio come Putin, che non solo per quello che ha fatto, cioè le sue politiche omofobe, ma l'arresto degli esponenti di Greenpeace. C'è tutto un insieme di cose, anziché portare una un simile personaggio all'isolamento, in virtù del fatto che lui possiede delle risorse, che possono essere gas, che possono essere quel che sia, venga invitato comunque da un nostro Presidente del Consiglio, Letta, dopo che appunto è stato arrestato persino un italiano che ha partecipato è stato arrestato. Sì, sì. E poi venga invitato ancora in Vaticano e credo ancora di più che, non so, al di là di tutto, la Chiesa continui veramente ad essere ipocrita. Fosca, al di là del buon Papa che si voglia tanto. La prima visita è stata. Pensare che veramente una persona così venga invitata e che si dia credito, la trovo ancora più paura. Vuol dire che questo che gli si dà potere in qualche modo. Sì, sì. Senz'altro sì, infatti speriamo ci si inchina proprio, no? Diciamo le cose come stanno, no? Perché lui può e quindi siccome può, vabbè dai, non fa niente, oggi che non conta un cazzo. Poi però le aperture di questo Papa, scusate, ma proprio mi viene proprio da. No, perché questo Papa si dice che sia aperto, è molto buono, nessuno per giudicare. Ecco, detto fatto, nessun giudizio, parliamo di soldi, tutto il problema. Scusate, ma proprio. Credo che sarà interessante domani capire che taglio avrà la manifestazione a Trieste, cosa succederà. Nel senso che per forza i media dovranno parlarne. Io la vedo in una maniera più pragmatica, la visita, l'incontro tra il Papa e Putin, e la visita fra, cioè, mi sembrerebbe strano il contrario, che sono due capi di Stato in fin dei conti. E mica sono obbligati a incontrarsi. Beh, va bene. È organizzata la cosa. Se si incontrano gli americani con gli Ayatollah, giungono. Ma ci sono motivi di guerra là dietro per incontrarsi. Sì, qui magari ci possono essere anche degli economici. Non solo economici. Per me, per quanto mi riguarda, è molto più grave.